Gibattoni, prego, ha la parola. Sì, grazie Presidente. Abbiamo ascoltato con interesse il discorso della Presidenza, ritrovando tante affermazioni che avevamo già sentito nel corso di questo primo anno, alcune affermazioni del tutto condivisibili, anche se certamente non sempre corrispondenti alla realtà. Nel suo discorso si è rappresentata una regione che sembra essersi lasciata alle spalle il peggio, una regione dinamica, forte, coesa, una regione ai primi posti delle classifiche, eppure la percezione, la mia o quella dei cittadini, sembra essere più un'altra. Le nostre città sono sempre più insicure, anche se i dati diffusi dalla regione dicono che calano i reati. Il lavoro è diventato un miraggio, seppur i dati regionali dicono che sta aumentando l'offerta e che l'occupazione, anche se per pochi punti percentuali, è in crescita o comunque non in diminuzione. L'assistenza sanitaria non è più quella che avevamo, eppure ci date dei dati trionfalistici, dei dati che dicono che se ci sembra che quello che dichiarate non corrisponde alla realtà è perché sono le nostre categorie mentali ad essere sbagliate. Tutte le fonti che analizzano l'inquinamento atmosferico dicono che siamo uno dei territori messi peggio a livello europeo, eppure i dati diffusi dalla regione dicono che la qualità dell'aria migliora. Insomma, questo trionfalismo ci sembra difficile da giustificare. Nel discorso di insediamento si era parlato di sindrome di propaganda, attribuendola ad altri. Oggi da questo discorso sembra emergere che la sindrome di propaganda stia più nella maggioranza, che continua a dare annunci che non sempre corrispondono a realizzazioni concrete. Da quel discorso di insediamento, dove erano presenti diverse misure condivisibili, oggi manca un reale riscontro. Sulla ricostruzione post-sisma, dalla lettura dei documenti regionali, sembra si sia un buon punto, ma nella realtà basta appunto andarci sui territori, essere lì e vedere, verificare, parlare con i cittadini. Si è indietro, certamente sul piano privato, ma ancora di più e in modo allarmante sul piano della ricostruzione pubblica. Camminando per i centri storici, per le campagne delle zone colpite dal sisma, si respira ancora un'aria di abbandono, un'aria desolante, e sembra quasi che stia avvenendo, sia avvenuto, in parte un esodo. E resta che l'unica cosa positiva è quella rappresentata da tutti quei cittadini che, dicevamo all'epoca, si diceva nel 2012, dovevano dimostrare di essersi rimboccati le maniche e così, in qualche modo, hanno fatto. I terremoti certamente non si possono prevenire, questo disse anche il neopresidente all'atto di insediamento, quando ancora vi era quel blocco delle trivellazioni o almeno delle nuove concessioni, in seguito a quella lunga questione della commissione Ichese, e questo probabilmente è vero, ma ci sono anche terremoti indotti e per quelli la giunta regionale non soltanto non fa abbastanza, ma tende ad escludere che esistano. Io non voglio dire che l'attività umana sia stata l'unica causa della sequenza sismica avvenuta sul nostro territorio 3 anni fa, ma non è possibile escludere che non abbia avuto un qualche ruolo nell'innescare quei terremoti, stimolando una faglia, anticipandolo, come è stato detto da diversi tecnici, magari di secoli, una faglia già vicina al punto di rottura. Questo per dire che sarebbe auspicabile bloccare ogni attività di ricerca, non soltanto quella che riguarda il fracking e coltivazione di idrocarburi sul territorio regionale, e parlo di trivellazioni su terraferma, non soltanto di trivellazioni nel mare Adriatico, tenuto conto anche dei modesti ritorni economici a fronte del rischio, mai escluso completamente, e del grave pregiudizio per la nostra agricoltura e il turismo, oltre appunto alla sismicità indotta. Sul dissesto idrogeologico la situazione non è diversa, ma qui non c'è alcun dubbio sul fatto che la principale causa è l'incuria umana e il consumo costante di suolo, che non si arresta, e che questa amministrazione continua nel segno tracciato dalla precedente, perché il consumo del suolo non si è arrestato. Io spero si arrivi ad un ripensamento, si mantenga fede alle promesse e effettivamente si aderisca all'idea che nessun nuovo consumo di suolo deve essere approvato, partendo dal blocco delle opere inutili. Abbiamo parlato di autostrade che sono perfettamente inutili, pensiamo anche al People Mover a Bologna, al Passante Nord, su cui sembra ci siano tutti i presupposti per un definitivo abbandono, e certamente forse era il caso di ascoltare chi lo diceva da subito. Sul dissesto idrogeologico non si può dire neppure che è una questione di mancanza di fondi, perché il problema principale è la mancanza di una progettazione adeguata e di quello che ci diciamo spesso in commissione, di non rincorrere le emergenze. Ci sono dei temi che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti sin dall'inizio e sui quali ha avuto in parte ascolto, purtroppo altri sono caduti totalmente nel nulla. Il tema della riduzione dei costi della politica e della macchina amministrativa. Abbiamo iniziato la corrente legislatura regionale presentando una prima proposta di legge, però alcune cose sono certamente state accolte, e questo è una cosa che insomma va assolutamente, se ne deve dare merito. Però tra i privilegi di cui proponevamo l'abolizione, il più noto resta il vitalizio, istituto di cui possono beneficiare i consiglieri regionali già in carica,
e su cui noi abbiamo presentato anche un progetto di legge, tenuto conto che per gli eletti, per la prima volta nell'attuale legislatura, ne è stata disposta l'eliminazione. L'effetto retroattivo all'epoca non è stato neppure, non si è neppure accettato di poterlo discutere, adesso ci troviamo ancora con un privilegio su cui non si consente di adottare almeno una riduzione. Torno alla legalità, perché il Presidente Bonaccini ha giustamente sottolineato l'importanza adesso della questione della legalità per la Regione, partendo dalla rilevanza assunta appunto dall'operazione Emilia, portata a termine con successo dall'Arma dei Carabinieri. Ebbene, so che ho già detto queste cose, ma le ripeto, insomma, perché mi sembra utile. Nelle nostre proposte c'era anche quella di una commissione. Quando siamo entrati qui, quando ci siamo insediati, abbiamo visto che con una certa preoccupazione che addirittura in nessuna delle sei commissioni era prevista la competenza della legalità, a fronte del fatto che però se ne voleva parlare spesso in aula. Quando poi finalmente a una commissione è stata data, però resta ancora secondo me stringente la possibilità di parlare di una vera e propria commissione, cose che tra l'altro sono già state anticipate intanto dal Parlamento europeo, che ha attivato una commissione speciale contro il crimine organizzato, corruzione e riciclaggio dei proventi illeciti, ma poi, se lo ricordate, anche dalle parole della Presidente della Commissione parlamentare Rosi Bindi al convegno sul contrasto alle mafie, in cui diceva: ci auguriamo che in ogni regione auspichiamo che nasca al più presto una commissione permanente antimafia che possa dialogare con la Commissione parlamentare. In alcune regioni già esiste una commissione dedicata alla legalità. Questo dato secondo noi fa emergere la necessità anche nella nostra regione di un organismo assembleare che si interfacci quindi con la commissione nazionale e con le altre regionali già esistenti in Lombardia, Piemonte e in Umbria, tenuto conto che per combattere la criminalità organizzata è fondamentale l'unità delle istituzioni. Nella proposta di questa istituenda commissione teniamo insieme il contrasto alla criminalità organizzata di ogni genere, ritenendo che unire i due fronti ed evitare di tenerli distinti dal contrasto alla corruzione faciliti l'affermazione di un principio di legalità che ci sembra molto importante. Dedico soltanto una parentesi a due temi che hanno contraddistinto la nostra azione sia di opposizione ma anche di stimolo della Giunta, che sono quello del reddito di cittadinanza, appena ricordato dal Presidente Bonaccini, nessuno deve essere lasciato solo, e del tema della sanità. Allora, sul tema del reddito di cittadinanza, noi, come sapete, abbiamo presentato un progetto di legge già a maggio. Al momento siamo stati gli unici, ci sembra, cioè siamo stati i primi, ma non è che ci tenevamo a essere i primi, ci sarebbe piaciuto poi però poterci confrontare su progetti di legge di altre formazioni politiche. Si prevedeva l'unione di un contributo economico con politiche attive del lavoro, quindi non si critica l'assistenzialismo di per sé, se ne critica anche lì la mancanza di un progetto che vada oltre, diciamo così, l'obolo, l'aiuto concreto che si dà in quel momento. Se nessuno deve essere lasciato solo, nessuno deve essere lasciato a se stesso, anche rispetto alla possibilità di avere una seconda, una terza, una quarta possibilità nella vita, di essere accompagnato in un percorso che lo riqualifichi e che lo renda brevemente autonomo, in grado quindi di reinserirsi nel mondo del lavoro senza quindi essere poi dipendente da un contributo, per quanto piccolo, che però non lo limiterebbe in ogni caso fortemente rispetto poi alla possibilità di essere capace di autorealizzarsi, proprio perché, come diceva appunto il Presidente, al bisogno dovrebbe corrispondere un aiuto dell'istituzione sempre presente. Quindi un'istituzione che sia al fianco di ognuno, ma nello stesso tempo che sia al fianco di ognuno con l'obiettivo di rendere poi il cittadino un cittadino autonomo, adulto, autodeterminato. Allora, il fatto che fin dall'insediamento stiamo stimolando la Giunta regionale su questo tema, è vero anche che non abbiamo riscontrato però delle critiche al nostro progetto, quindi ci piacerebbe poter adottare il nostro progetto, semmai, e apportare le modifiche che si ritengono opportune nel percorso legislativo nella commissione competente, anche se mi rendo conto che questo è un auspicio che urta con le logiche del vecchio modo di fare politica, che purtroppo tuttora sopravvive, e quindi non è stato mai possibile discutere il nostro. Per quanto riguarda il tema delle politiche per la salute, allora, resta che la salute è un diritto garantito dalla nostra Costituzione e per questo deve essere garantito da un sistema sanitario nazionale pubblico, universalistico, finanziato dallo Stato attraverso la fiscalità generale. Però quello che noi temiamo invece è che ci sia sempre in corso una privatizzazione strisciante. Siamo contrari al riordino ospedaliero presentato dalla Giunta e che sta portando avanti la Giunta, perché riteniamo che sia volto a favorire invece la sanità privata. Un riordino quindi che porta alla creazione di quello che ci sembra un vero e proprio mercato del malato,
in cui a quanto pare ci sono ben posizionate al suo interno anche le cooperative. La sanità, se fosse il caso che la sanità è diventata un business più sicuro di quello del mattone, noi dovremmo preoccuparci, non vedere l'idea di una sanità aziendalistica come un punto positivo che possa creare nuova economia, perché la sanità non deve creare nuova economia, eppure non si spiegherebbe altrimenti il fatto che si riescano a trovare milioni di euro per fare autostrade e opere inutili che non servono a nessuno e poi si voglia far credere che non ci sono risorse sufficienti per tenere aperti ospedali già esistenti, ospedali ben funzionanti, e mantenerli a livello richiesto dai cittadini e dalle esigenze dei territori. Vero mantenere un livello alto di eccellenza, sbagliato lasciare intere aree periferiche della nostra regione sprovviste di presidi sanitari all'altezza, con una viabilità del tutto inadeguata a raggiungere il più vicino presidio ospedaliero nel tempo utile per salvarsi a volte la vita. Allora, la spesa sanitaria, se accurata, rappresenta un indirizzo strategico prioritario per il Paese. Ci sembra che una sottovalutazione gravissima, invece, sia portata avanti in questo senso dalla Giunta. Sul tema, invece, e concludo su questo, della partecipazione, si è parlato di astensione, no? L'astensione è stato un dato grave, allarmante, della scorsa campagna per le elezioni regionali. Però io non capisco come mai si ricorda giustamente quanto quel 37% fosse un dato insufficiente. Pensate se ci fosse stato se ci fosse un quorum quando si parla di legge regionale sulle campagne elettorali, non so che cosa sarebbe dovuto rifare una seconda campagna elettorale. Eppure a volte l'astensione crea allarme nel partito di maggioranza, a volte invece il PD invita all'astensione quando invece si parla di referendum che dovrebbero legittimamente invece chiamare i cittadini a dire la loro sulla loro vita quotidiana, sulla loro sanità, ad esempio, sul loro ospedale. Mi riferisco certamente a un caso molto recente, che è quello del primo referendum per la sanità in Italia, che si è svolto da poco a Mirandola, nella Bassa Modenese, l'epicentro del terremoto del 2012, in cui in quel caso lì l'astensione faceva comodo. Allora non capisco perché in alcuni casi legittimamente è un dato che preoccupa e che deve cambiare, deve essere modificato con l'informazione, dall'altro lato invece ci si compiace di un'astensione che, anche se si parla appunto di un referendum locale, certamente credo sappiate meglio di me che è dai territori piccoli che si comincia a costruire un nuovo rapporto con la cittadinanza e a rinsaldare il rapporto tra cittadini e politica. Quindi non credo che si debba temere il voto dei cittadini, anche quando presumibilmente sarà un voto contrario, e questo lo dico anche con riferimento al referendum che riguardava le trivellazioni, lo dico con riferimento all'idea per cui la partecipazione è stata sempre complessa, lo dico con riferimento a una legge regionale su cui spero potremo presto intervenire tutti insieme, la legge regionale sulla partecipazione, che ormai segna il passo e non risponde più, dal mio punto di vista, a quello che ci chiedono i cittadini, e lo dico con grande rammarico, perché se a parole ci si lamenta dell'astensione e poi ufficialmente da parte di segreterie ufficiali targate PD si invita i cittadini a non recarsi alle urne, mi sembra che ci sia un dato incontrovertibile e che a noi spetta segnalare come un'occasione perduta per tutti quei cittadini che purtroppo da questi slogan e da queste pantomime si fanno convincere. Grazie.